Bentornati amici di Bet Italia Web, buon martedì, puntata numero 70 del nostro podcast quotidiano. Siamo già alla puntata numero 70, intanto vi ringrazio perché, vabbè, me lo aspettavo con la fine delle ferie. Chi ha voglia di ascoltare la mia voce sotto l'ombrellone o in montagna, però con la fine delle ferie, rientro al lavoro, l'inizio dei campionati di calcio più importanti eccetera, sono cresciute molto gli ascolti, download e le visualizzazioni, quindi vi ringrazio. Oggi come sempre apriamo la giornata degli scommettitori andando a vedere gli eventi da non perdere, tanto calcio, ma c'è anche basket e hockey. A proposito di hockey, KHL, anche oggi vi darò due free pick in esclusiva dal nostro insider, che ha iniziato la stagione di hockey alla grande. Nella prima settimana 5 casse, un solo errore, grandissimo profitto. Quindi in 5 minuti andremo a fare la prima parte, perché poi nella seconda parte torna il profeta. Parliamo di calcio, di fantacalcio, scusate, dobbiamo finire le ultime 9 squadre di Serie A, quindi tanti tanti consigli da darvi. Iniziamo però sempre con ordine, andiamo a vedere il palinsesto di oggi. Intanto vi dico che ieri, giusto, è vero, ieri abbiamo fatto un all green perfetto. A proposito di hockey KHL, avevamo dato una doppia scommessa sulla partita tra Yekaterinburg e Metallurg, avevamo consigliato l'over 4,5 e la vittoria dello Yekaterinburg, è finita 3-2 per i padroni di casa, benissimo. All green dicevo perché abbiamo preso anche la bella quota 2,24 del Padova in Serie C vincente a Modena, stake 3, un pick di D'Artagnan che io avevo sottoscritto, avevo evidenziato, messo in calcio e appoggiato perché mi piaceva molto anche a me, 1-0 del Padova. E poi abbiamo completato la perfetta giornata con una bella tripla sempre di D'Artagnan sulle qualificazioni europee, 2,05 di quota. Avevamo giocato l'1x della Polonia, la vittoria della Germania e la vittoria della Russia. Ho letto anche sui canali Telegram molti utenti che si lagnavano per una serata un po' di risultati un po' negativi con le nazionali. Noi invece ne siamo usciti molto bene, per questo io vi consiglio di ascoltare sempre il nostro podcast. Ma ora vediamo la giornata di oggi, europei, qualificazioni, ultima giornata per le nazionali. Alle 20.45 ci sono Albania-Islanda, Francia-Andorra, Inghilterra-Kosovo, Lituania-Portogallo, Lussemburgo-Serbia, Moldavia-Turchia e Montenegro-Repubblica Ceca. Attenzione al sorprendente Kosovo che cercherà di far paura all'Inghilterra, ovviamente inglesi favoriti a 1,11, però il Kosovo fa davvero paura, incredibile. Da non perdere nemmeno Montenegro, Repubblica Ceca, i padroni di casa sono chiamati a fare i 3 punti pieni per non abbandonare i sogni di gloria, ma anche la Repubblica Ceca sta rischiando con 2 vittorie e 2 sconfitte nelle prime sfide del girone. Oggi gli ospiti sono favoriti a 2,40, il Montenegro si gioca a 3,45. La X non serve veramente a poco, considerate una doppia chance 1-2 a 1,33 per le vostre multiple. Passiamo agli europei under 21, si giocano anche le qualificazioni delle nazionali giovanili, ben 19 partite in programma, c'è anche l'Italia di Nicolato che riceve il Lussemburgo a Castel di Sangro, si gioca ore 18.30, azzurrini ovviamente favoriti a 1.04. Calcio ancora, Inghilterra, Coppa di Lega, Grimsby, Macclesfield, 32esimi di finale di EFL Cup in Inghilterra, qui si sfidano 2 formazioni di League 2 al Blunden Park. In campionato, dopo 7 giornate di League 2, appunto, entrambe sono a 11 punti, quindi anche per questa sfida di Coppa c'è un grande equilibrio, entrambe si stanno sfidando per un posto di playoff in campionato. Oggi i padroni di casa sono favoriti a 2,10, ospiti a 3,60, X a 3,40. Vi diremo dopo la nostra free pick su questa partita. Passiamo in Danimarca, anche in Danimarca si gioca la Coppa Nazionale, 32esimi di finale, le partite più interessanti si giocano alle 18.30 Sønderborg-Viborg e alle 19 Vendsyssel-Vejle. Ci sono anche le amichevoli, ultimi friendly international match, nella notte da non perdere alle 4 di notte, da non perdere si fa per dire perché voglio proprio vedere
Il matto che rimane sveglio per vedersi le amichevoli di Argentina-Messico alle 4 di notte e Brasile-Perù alle 5. Magari però ne uscirà qualcosa anche col nostro striker, qualche free pick che uscirà sui nostri canali Telegram. Continuate a seguirci. Mondiali di basket, inizia la fase a eliminazione diretta con i primi due quarti di finale alle 13 sul parquet di Dongguan. C'è Argentina-Serbia con i serbi favoriti con meno 10,5 punti di handicap. Alle ore 15 si giocherà invece a Shanghai la sfida tra Spagna e Polonia, spagnoli dati a meno 16,5. Magari anche qui vi consiglio di andare nel canale del presidente Basket con Frank e le sue analisi. Andiamo a vedere anche gli aggiornamenti delle quote antepost. Stati Uniti sempre favoriti a 1,90 per la vittoria finale del mondiale. Serbia 3,50, Spagna a 6, Australia a 8, poi si sale con la Francia 18, Argentina 50, Repubblica Ceca 75 e Polonia addirittura 150. Hockey su ghiaccio, KHL anche oggi 4 partite, mentre registriamo se ne sta giocando già una. Abbiamo detto ieri doppia cassa di insider. Nel pomeriggio si giocano Jaroslav Sochi alle 18, Spartak Mosca Omsk e San Petersburg Novosibirsk alle 18:30. Su Spartak Mosca Omsk abbiamo una doppia free pick e ve la andiamo a dare adesso. Brevissima pausa e poi le free pick. Ed eccoci alle free pick, ve ne diamo tre. Come anticipato, due sono sull'Hockey KHL con Insider, ore 18:30, Spartak Mosca contro Omsk. Abbiamo una doppia giocata su questa partita che abbiamo analizzato. La doppia giocata è over 4,5 a 2, stake 2 e vittoria Omsk, quindi vittoria degli ospiti, a 1,67 stake 2, vittoria con in testa a testa, quindi considerando anche eventuali overtime e rigori, che è ben diverso dall'1x2. La terza free pick che vi diamo, invece, ci spostiamo in serata, il calcio ore 20:45, come detto, EFL Cup in Inghilterra, Grimsby Macclesfield. Noi consigliamo entrambe a segno, quindi il gol a 2,08, stake 2 secondo D'Artagnan. Queste sono le nostre tre pick. Adesso ci colleghiamo col profeta e finiamo il nostro viaggio nelle squadre di Serie A e del Fantacalcio. Ed eccoci di ritorno con il profeta. Ciao prof. Ciao a tutti, buon martedì. Oggi, se riusciamo, finiamo il nostro excursus tra le varie squadre di questo campionato di Serie A con i nostri consigli. Siamo arrivati al Napoli, che dovevamo farlo ieri, non abbiamo fatto in tempo. Napoli che riparte con Ancelotti, seconda lo scorso anno con 79 punti, un attacco che ha messo insieme 74 gol, solo l'Atalanta ha fatto meglio. Come lo vedi quest'anno il Napoli? Chi ci consigli? Beh, una squadra che almeno già dall'inizio si è dimostrata parecchio offensiva, basta guardare i primi due risultati delle due partite di campionato, ha fatto un doppio 4-3, uno vinto, uno perso, e 7 gol fatti e 7 gol subiti, quindi diciamo che effettivamente gli attaccanti sono un punto importante nella squadra partenopea. I consigli, partirei dal centrocampo consigliando Caillon, che quest'anno è stato listato in fantacalcio.it a centrocampo, e se non sbaglio pure su Gazzetta, però non prendo punte perché seguo principalmente fantacalcio.it. E quindi, conoscendo, diciamo, i precedenti di Caillon, inamovibile nella squadra titolare, può fare effettivamente quest'anno molto bene. Nonostante un paio di stagioni dove non ha regalato molti bonus ed era addirittura listato attaccante. Un'alternativa valida può essere Zielinski, sempre a centrocampo, che diciamo dei centrali insieme ad Allan e Fabian Ruiz è quello forse con la propensione più offensiva. Già l'ha dimostrato lo scorso anno e anche ai tempi di Empoli. D'altronde nasce trequartista e poi viene rivalutato mezzala, se non sbaglio, proprio da Sarri, tra l'altro. E in difesa, nonostante l'autogol imbarazzante contro la Juve, Koulibaly per forza di cose va citato, forse il difensore più forte che abbiamo in Italia. A livello fantacalcistico, 2 anni fa fece 7 gol addirittura, lo scorso anno soltanto 2, una doppietta contro il Chievo Verona.
però nel lungo periodo, se il Napoli inizia ad assestarsi difensivamente, dovrebbe regalarvi dei buoni voti. Chiaramente adesso sta pagando un po' lo scotto del cambio del compagno di reparto, che adesso è diventato Manolas, che per carità sulla carta è più forte anche di Albiollo, ma Albiollo dava, diciamo, delle garanzie, dell'esperienza necessaria a Koulibaly, che magari nell'impatto immediato lo sta un po' soffrendo, e anche lo stesso Manolas comunque andrebbe consigliato. In attacco abbiamo Mertens, Milik e Lozano, diciamo. Vi consiglierei, dire un nome adesso mi viene un po' difficile, perché Milik è ancora infortunato, non si capisce quando recupera, c'è sempre un po' di paura nel prendere Milik, nel senso nel pagarlo caro e poi magari fa la stagione, diciamo, è un po' in sordina, nonostante per me sia un grandissimo attaccante. E Mertens e Lozano dovrebbero essere la seconda punta, che si alternano. E il messicano è anche un giocatore che mi piace, come Mertens. Sono tutti giocatori che mi piacciono, però sinceramente dire uno di questi tre mi viene difficile. Magari proverei a prendere Mertens e Lozano in accoppiata, e Milik adesso non spendere tantissimo, e magari dopo i top prenderlo a sorpresa per chi magari ha speso tanto in altri reparti. Chi consiglio? Direi il portiere, ma non perché non sia scarso Meret, ma come ho detto, quest'anno sono partiti così e secondo me c'è il rischio che sia una stagione che se ne vada con troppi gol subiti rispetto ai tiri in porta. Più o meno il discorso che facevamo ieri per Szczęsny e per la Juve. E a centrocampo direi Haaland, perché sì, è un giocatore di rendimento, però è stato acquistato anche Elmas. Più o meno adesso si gioca con un 4-2-3-1, 4-4-2, tutti gli attaccanti dentro. Diciamo che lui si trova a dover correre un po' per tutti, e quindi in teoria non può regalare pochi bonus e molti malus. Quindi sicuramente è abbastanza titolare, ma diciamo è una scelta da ultimi slot in Fantacalci, dove si partecipa in tanti. Il punto interrogativo, ma breve chiosa sui terzini, non sono male, però vanno presi più o meno, diciamo, in accoppiata, soprattutto a sinistra, dove Ghoulam ha fatto un precampionato dove sembrava un mostro, però le prime due partite di campionato ha giocato Mario Rui. E a destra Di Lorenzo ha già timbrato contro la Juve. L'alternativa dovrebbe essere Malcuì, anche se c'è ancora Isai, che lo scorso anno era titolare. Quindi diciamo che non sono male, non spendere tantissimo per queste opzioni, e comunque prenderei sempre il corrispettivo in panchina. Il punto interrogativo è chiaramente Insigne. Lo scorso anno è stato anche provato punta centrale, alla fine ha fatto una stagione deludente sia a livello fantacalcistico che, diciamo, in generale. Quest'anno è stato provato sulla fascia, probabilmente lì è abbastanza inamovibile, è lì dove può rendere il massimo. È sempre lì stato attaccante, chiaramente, e può fare una stagione in doppia cifra come non può farla. Qui si va un po' più a sensazione personale, cioè se secondo voi questo è un anno positivo per Insigne, anche in ottica Euro 2020, prendetelo. Io sinceramente ho le mie perplessità, nel senso lo prendo se strettamente necessario, cioè avrei altri giocatori preferiti. E la sorpresa, chiaramente, Lozano, come ho già anticipato, secondo me è un gran bell'attaccante, può giocare in diversi ruoli. C'è il rischio magari che giochi un po' distante dalla porta, ma è comunque uno che, anche se gioca distante, i suoi gol li può fare. Contro la Juve è entrato, dopo 10 minuti ha fatto gol. Diciamo che le impressioni sono tutte positive. Ok, passiamo al Parma di D'Aversa che lo scorso anno non c'entra niente con il Fantacalcio, però è stata la squadra migliore come rendimento nelle scommesse di Serie A. Chi ti piace dei Ducali quest'anno? Esatto.
Sì, una breve chiosa. Chiaramente per le squadre più importanti ci divulghiamo un po' di più, ma per ovvi motivi, perché comunque sono quelle dove ci si attinge di più anche a livello fantacalcistico. Quindi è normale che magari su Napoli ho fatto un'analisi un po', diciamo, quasi completa di tutti i titolari e non. E del Parma direi che prenderei una certezza per ruolo. Partirei dall'attacco, direi Gervinho, nonostante l'età è un giocatore che in Italia ancora fa la differenza. Nel mio canale Telegram, infatti, l'avevo consigliato come marcatore contro l'Udinese e non mi ha assolutamente deluso. Ho visto che stai andando bene con i marcatori sui canali Telegram. Sì, Tra l'altro. anche a livello di scommesse. Nella prima giornata ho preso un tripletto e ne avevo anche giocati 5, però ne ho presi sempre 3. E nell'ultima giornata invece ho pubblicato 4 marcatori a sistema, presi tutti e 4. Erano Sì. Gervinho, Quagliarella, Lautaro e Zapata. Wow, seguitelo sul canale Telegram del Profeta, c'è il link qui sotto. Prego, continuiamo pure col Parma. Gervinho, chiaramente te lo appoggio. Voglio vedere se farai il nome che mi piace a me, ma andiamo avanti. Sicuramente lo farò. Dì, vediamo. No, probabilmente è la sorpresa. Comunque, Gervinho può fare una stagione da doppia doppia, tramutando dal basket, cioè 10 gol e 10 assist. Gervinho li può fare tranquillamente. È un giocatore chiaramente che deve essere preso con le pinze, cioè, lo conosciamo benissimo. Può avere infortuni, può avere momenti in cui si perde. Perché se non fosse stato così staremmo parlando forse di uno dei più grandi giocatori della storia del calcio, e quindi prendiamolo con le giuste molle. Io da ex Gunner lo conosco molto bene. E a centrocampo direi Kučka, altro giocatore che in Serie A rapporto qualità-prezzo ai fantacalci quasi sempre non delude, anche lui esperienza eccetera. Forse qualche cartellino in meno e qualche bonus in più, e diventa veramente letale come scelta di seconda fascia a centrocampo. E in difesa direi Bruno Alves, che dopo la prima stagione così in corsa, se non ricordo male, a Cagliari in Serie Sì. A, l'anno scorso a Parma ha fatto una bella stagione, bei voti, un paio di gol, tira le punizioni, quindi diciamo che sul Parma mi baserei principalmente sull'esperienza. Chi evitare? Direi Brugman, sempre solito discorso che abbiamo fatto negli altri due precedenti incontri. Il mediano, comunque, o il playmaker basso, solitamente in fantacalcio classic è proprio l'ultima scelta, perché in teoria, a meno che non tirano punizioni o rigori, non danno tante garanzie, a meno che non siano costanti di voto alto e prendano pochi malus, ma ce ne sono veramente pochi. Direi il portiere, perché comunque il Parma è una squadra che non disprezza l'attacco e la difesa, quindi lo eviterei. E direi Terzini, nonostante l'ingresso di Darmiano. Cioè, Damiano è un buon giocatore, però nel senso non è stato mai uno di grandi bonus, e comunque il Parma gioca con una difesa a 4 molto bloccata, quindi i terzini non fluidificano come si direbbe un tempo. L'incognita è chiaramente inglese, attaccante che può fare benissimo, che ci sta benissimo nella Serie A. Lo scorso anno ha subito un infortunio, quindi magari non ha reso quanto avrebbe potuto. 9 reti, se non sbaglio, ma sarà rigorista. Sì, è rigorista, almeno al momento è il rigorista designato, quindi diciamo che da inglese quest'anno io mi aspetto almeno la doppia cifra, e secondo me andrà tra i 10 e i 15 gol molto probabilmente. E non spenderei tantissimo per lui, però in fantacalcio 8, meglio ancora un fantacalcio a 10, se lo prendete come secondo slot non sbagliate, secondo me. E la sorpresa chiaramente è Kulusevski. Volevi dire lui No, forse? volevo dire Caramo che non mi hai proprio Ah, no, appoggiato, il mio e io sono pro Caramo. Kulusevski. Io l'ho Ah, acquistato lo scorso anno a 1 al tu sei fantacalcio. molto più avanti allora di me. Esatto.
classe 2000. Vabbè, comunque sì, sono entrambi, diciamo, le possibili sorprese. Cioè, in un fantacalcio, tra l'altro, nonostante i due assist a Udine, ho notato che in parecchie aste, perché in queste 2 settimane, le aste non mancano. Io questa sera ne avrò una. Nonostante i due assist, dicevo, se ne sta andando, tra virgolette, a poco. Quindi ancora non ha convinto tutti, o magari ancora non è arrivato a quelli più svezzati. E comunque, classe 2000, ex Atalanta, sta giocando da trequartista, diciamo, comunque esterno alto a destra, e ha un buon piede. Ha fatto tipo stagioni in primavera da doppia cifra, sia gol che assist, e è un bell'andare. Chiaramente l'alternativa è Caramo, cioè, giusto per, diciamo, la doppia K. Io direi che, dove è possibile, soprattutto in fantacalci, diciamo più da 10 squadre in su, prenderli entrambi non si sbaglia, perché comunque Kulusevski, diciamo, è l'opzione che adesso da Versa sta usando più Guardinga, perché comunque Caramo e Gervinho ti danno tanta corsa, però magari poi subisci a livello difensivo. Quindi direi Kulusevski come prima opzione, e magari prendere un Caramo a uno, un fantacalcio a 10 squadre in su, non si sbaglia, e sia un titolare del Parma che in quel ruolo lì, secondo me, in proporzione a quanto si pagano, è sicuramente una value bet, da, mettiamola così. Va bene, passiamo alla Roma. Lo scorso anno sesta, 66 punti. Tra le prime 8 squadre giallorossi sono stati quelli che hanno concesso più gol, 48. Si riparte da Fonseca in panchina che non sembra aver migliorato questa situazione, almeno nelle prime partite. Beh, no, non credo che abbiano preso Fonseca per migliorare la fase difensiva, No, avrebbero quindi. fatto un errore. Esatto, anche perché poi hanno dato via Manolas, che obiettivamente era il miglior centrale che avevano, quindi non è che l'hanno messo nemmeno nelle migliori condizioni. Vabbè, i consigli, i soliti, direi Dzeko e Kolarov. Kolarov è rigorista, tira le punizioni, forse è il miglior difensore per bonus, nonostante a inizio quote i migliori di stati erano Koulibaly, Itso e Adebur, però diciamo che non è secondo a questi tre. Nient'altro da dire. Dzeko, dopo il rinnovo, sembra abbastanza convinto e centrato di fare una grande stagione, quindi secondo me va preso e molto probabilmente la farà. Anche se molti hanno sempre il tentennamento sul bosniaco, perché tipo 2 o 3 stagioni fa fece tipo una stagione da 5 gol, poi l'anno dopo ne fece 25, quindi è un po' così. E a centrocampo, per forza di cose, direi il mio Under è Zaniolo, due potenziali fenomeni a mio avviso. Gli stati a centrocampo dietro la punta con Dzeko, che forse è la migliore punta in Serie A, che fa giocare quelli a fianco a lui, possono essere veramente degli ottimi acquisti. Chi sconsiglio? Sconsiglio i centrali della difesa, perché Mancini lo scorso anno è stato micidiale al fantacalcio, però ha esperienza della difesa a 3 e bisogna vedere l'ambientamento. Fazio rimane l'unica certezza, però alterna gol a prestazioni da 7, a prestazioni molto negative, già lo scorso anno con Manolas, quindi c'è sempre il rischio di pagarlo troppo per quello che poi vi darà. E anche i centrali, direi, di centrocampo, perché attualmente stanno giocando Cristante, pare l'unico inamovibile, poi ci sono Diawara, sembra sia passato nel dimenticatoio, ma hanno preso anche Veretout. E ci sarebbe anche Pellegrini, che comunque deve trovare una sua dimensione. Se non gioca da trequartista perché c'è Zaniolo, dovrebbe quindi giocare tra questi. Quindi, se si vuole prendere questi che sono a centrocampo, tenendo conto che sono listati a centrocampo anche Under, Zaniolo, Perotti, Kluivert, Mkhitaryan, eccetera, se li volete prendere, ok, ma spendete il giusto, perché allo stato attuale non si capisce chi siano
i titolari. L'incognita è proprio Lorenzo Pellegrini, per i motivi che ho appena detto. Per me è un ottimo giocatore e non credo che nell'anno degli europei non veda tanto campo. Quindi, però bisogna pagarlo il giusto, perché effettivamente se giocano i due dietro i trequartisti, magari il bonus non ne fa tanti. E la sorpresa è chiaramente Mkhitaryan. Giocatore che se in giornata forse è uno dei migliori trequartisti tornanti, chiamiamoli chiamateli come meglio credete. Viene da una doppietta in nazionale contro la Bosnia, proprio di Dzeko, che li ha fatti fuori nel nostro girone. Nazionale l'ho visto benino, Mkhitaryan. È il classico giocatore estemporaneo, che lo vedi la singola partita e dici questo è un fenomeno, poi magari per 3 mesi non gioca più a calcio. Anche lui, conosco il personaggio per via della sua militanza nei Gunners principalmente, e secondo me se ne andrà tanto nelle varie aste. Boh, diciamo che tra lui, Zaniolo e Ander, che diciamo più o meno dovrebbero essere i titolari dietro a Dzeko, per me sarebbe la terza scelta, però ha Anche per me, l'esperienza. e per me la prima sarebbe un der, dico anche la mia. Sì, un Passe. Dero, vabbè, è un mio pallino, quindi si è fatto male, speriamo che non sia niente di grave. Passerei alla Sampdoria, se no non riusciamo a finire neanche oggi. La Ah, no, Sampdoria, veramente. che lo scorso anno è arrivata a nona, 53 punti, è stata la seconda miglior squadra come rendimento nelle scommesse dietro al Parma. Quest'anno con Di Francesco è iniziato molto male. Io non la vedo benissimo, ma non perché è partita male, ma Discorso societario anche, c'è cioè un po' di tutto. discorso societario, Di Francesco che ha il suo modo di giocare, che è sempre quello lì. Tra l'altro io avrei visto con i giocatori che è il Milan, meglio Di Francesco che Giampaolo, diciamo, devi prendere quel tipo di allenatore. Vabbè, comunque, nonostante io preferisca Giampaolo come allenatore rispetto a Di Francesco. Tornando alla Samp, vabbè, scontatissimo come consiglio Quagliarella. C'è l'incognita del ruolo nel 4-3-3, perché comunque è stato abituato a giocare in un attacco a due con una seconda punta a fianco e un trequartista dietro. Però vabbè, stiamo parlando di Quagliarella, l'esperienza della sua, rigorista, tirare punizioni e quant'altro. Probabilmente non farà i 26 gol dello scorso anno, però credo che bene o male riuscirà ad andare in doppia cifra tranquillamente, quindi lo consiglio, non strapagatelo però, sinceramente. E in difesa non siamo messi benissimo, secondo me, nonostante sia arrivato Mourinho, ma mi piace il giusto. E non mi dispiace, mi dispiacciono i due terzini, Berezinski e Murru, ma da pagare, cioè li consiglio, ma da pagarli veramente poco. E in porta Odero, se la vostra tattica è quella di prendere portieri, diciamo, delle seconde squadre, vedete Odero nelle classiche griglie che trovate in qualsiasi sito di fantacalcio, con quale si corrisponde meglio con il casa trasferta, e secondo me è una delle prime opzioni se decidete di fare questa scelta, diciamo, strategica. Sì, magari seguendo il casa trasferta non fate proprio Samp e Genoa, perché anche il Genoa ha un gioco molto propositivo, come dicevamo l'altro Esatto, giorno. sì, non Magari. eviterei l'abbinata per città, ma andrei a prendere magari, che ne so, una Odero anche abbinato allo stesso Consigli, per dire, visto che la Sassuolo è la squadra successiva. Insomma, abbiamo reso l'idea, Sì. diciamo. Per quanto riguarda gli sconsigliati, direi i centrocampisti centrali, vari Ekdal, Linetti, rendevano poco, diciamo, con Giampaolo. Non credo facciano i numeri con Di Francesco, e anche il trequartista, perché comunque abbiamo a centrocampo Ramirez e Maroni, che con l'acquisto di Rigoni, io sinceramente questi non so adesso che fine facciano in un 4-3-3. E si rischia di pagare magari tanto questi qui, perché sono listati trequartisti, ma poi magari non vedono campo. Quindi
ci andrei con i piedi di piombo. L'incognita è Gabbiadini. Messo lì mi sembra un po' di rivedere la stessa situazione di Schick alla Roma, sinceramente. A me non entusiasma particolarmente Gabbiadini, nemmeno negli anni in cui, diciamo, veniva esaltato come possibile nuovo talento. Se si vuole puntare, sì, ma puntateci giusto, cioè. Magari è meglio Rigoni se si presenta nelle stesse condizioni che si è presentato i primi mesi dell'Atalanta, che diciamo gioca nel ruolo, in un ruolo per lui adatto e magari va bene. E la sorpresa secondo me può essere Yankto, giocatore che ci si aspetta tanto in casa Samp dopo la stagione deludente dello scorso anno. A Udine da mezzala fece bene nell'esordio in Serie A. Secondo me a centrocampo è l'unico che merita di essere preso, chiaramente non nelle prime scelte. Va bene, andrei molto velocemente al mio Sassuolo di De Zerbi, undicesimo lo scorso anno con 43 punti. Vi segnalo che lo scorso anno al Mapei Stadium si sono visti 3,5 gol totali di media. Chi prendiamo dei miei Esatto. neroverdi? Vabbè, dovresti dirmi tu almeno chi prendo. L'esperto Vabbè, saresti tu. Verardi, Esatto, Caputo. i nomi sono quelli in attacco. Berardi e Caputo. Caputo, ottima prima stagione in Serie A lo scorso anno con l'Empoli. Su Berardi cosa dire? Io e un mio amico, soprattutto perché lui è malato di Berardi, ci giochiamo spesso e volentieri le triplette, chiaramente contro la Samp non abbiamo giocato, quindi. Penso di sapere anche chi è questo tuo amico, però sì, Esatto. Berardi bisogna fare anche un po' un atto di fede se lo becchi la stagione giusta. Quest'anno sembra partito bene. Esatto. Hai detto veramente tutto tu. Chiaramente tra lui e Caputo, in teoria, dove si gioca nel classic no mantra, è abbastanza evidente che andrebbe consigliato Caputo per via del fatto che è la punta centrale. A centrocampo il mio buon Duncan, che è diventato ex perché l'ho venduto quest'estate, ha fatto due assist nell'ultima contro la Samp. Per me rimane veramente un gran bel centrocampista, una gran bella mezzala. Ha un buon piede, ha visione di gioco, fa assist. L'unico problema che ha è quello degli infortuni muscolari che spesso e volentieri lo prendono, però lo consiglio ovviamente e rischia sempre, cioè rischia, se ne va quasi sempre a poco e poi in realtà all'occorrenza vi sarà sempre utile. E in difesa direi Ferrari, lo scorso anno 4 gol, quest'anno dovrebbe essere lui il perno della difesa dei centrali. Se non sbaglio avete preso Kyrgios, no? Alla fine Sì, o no? sì. Kyrgios, Marno si è ripreso bene dall'infortunio dello scorso anno. Avete perso Demiral, è stato preso Romagna come quarta soluzione. Anche Diciamo, visti i Lirola nomi, è direi. andato alla Fiorentina come Esatto. Eh esterno. sì, sui terzini sono la parte che non consiglio perché Tojan, mi sa che si chiama il tipo che avete preso Dortmund. Molti l'hanno esaltato quest'estate, però sinceramente, guardando anche le statistiche che ha fatto in precedenza, non mi sembra uno che. Cioè, nel senso, prendere uno, ok, però ha giocato molto meglio Muldur, se non sbaglio, nell'ultima di campionato, facendo anche un assist. Quindi, no, anche Rogeri lo scorso anno, sì, titolare inamovibile, ma non è che avesse fatto chissà che, poi si è anche infortunato, quindi vi sconsiglierei, per il discorso che dicevi tu delle partite con molti gol, di base sconsiglierei consigli, a meno che, come detto in precedenza per Odero, non si prenda in abbinato con un portiere di medio-bassa squadra e poi sperare di azzeccarli sempre. E il punto interrogativo, l'incognita è chiaramente Boga. Lo scorso anno era un affare a centrocampo. Adesso, se non sbaglio, è stato listato in attacco sicuramente da fantacalcio.it e credo anche dalla Gazzetta. Non lo so, cioè, pagato il giusto, secondo me può essere un buon affare. Non lo pagherei
tantissimo. In fantacalci con molte squadre, diciamo come terza punta, quarta punta, ci sta. E la sorpresa, senza ombra di dubbio, d'orrore, ragazzino classe 2000 che lo scorso anno ha esordito con l'Empoli, è arrivato a Sassuolo tramite la Juve, è partito bene facendo un gol, mi sa, contro la Samp. Sì. Anche lui, pagarlo poco vi può rendere tanto. Ok, passiamo alla SPAL, tredicesima lo scorso anno. Anche lei è stata una squadra ottima nelle scommesse, è stata la terza migliore. Prego, prof. Molto veloce, altrimenti non ce la faremo. Sì, vado velocissimo. Consiglio Petagna per via dell'ottima stagione dello scorso anno. Kurtic a centrocampo, per più o meno lo stesso discorso abbiamo fatto per Kučka per il Parma, cioè sono giocatori esperti che garantiscono bonus e si pagano il giusto. E in difesa direi Vicari, non tanto per i bonus per i malus, ma quanto del fatto che è abbastanza inamovibile. Lo scorso anno fece un gol. Comunque, se vi serve, diciamo, il settimo, ottavo difensore che gioca sempre, a uno è uno di quelli che va per la maggiore. Eviterei più o meno tutti gli altri centrocampisti, no? Murgia, Missiroli, D'Alessandro. Nell'arco dell'intera stagione non so se saranno sempre titolari, non so se renderanno quanto possono effettivamente rendere. E anche il portiere, comunque, Berisha, si è presentato bene, parando l'inverosimile contro l'Atalanta e anche contro il Bologna, però il gol più o meno lo subirà sempre. Sempre il solito discorso, se beccate squadre di basso rango, eccetera, confrontate, vada viva, vada pa, prenderlo a poco ci sta. E la sorpresa, l'incognita, cioè scusatemi, l'incognita che può fare la differenza è chiaramente Di Francesco, listato a centrocampo, sta giocando da seconda punta, è partito molto bene con il gol all'esordio contro l'Atalanta. Ha giocato bene anche contro il Bologna, è stato l'unico realmente pericoloso della squadra biancoceleste. E al momento pare non abbia, diciamo, concorrenza, quindi a mio avviso va preso. Chiaramente in fantacalcio con tante squadre può diventare pure uno anche da secondo o terzo slot, però sempre pagandoli giusto, cioè non lo strapagherei come i top. E la scommessa può essere Igor o Igor, del brasiliano che ha fatto tipo 15 doppi passi alla Denilson contro Adebur alla prima per il gol di Petagna. Adesso sta giocando a sinistra, quindi nella linea 5 di centrocampo, anche se nasce, diciamo, difensore centrale, quindi potrebbe tornare, diciamo, nella difesa a 3. Pagandole il giusto può essere una buona scommessa quest'anno. Va bene, secondo me Di Francesco Ferrara si rilancerà. Passiamo al Torino. Mazzarri l'anno scorso settimi, sono arrivati in Europa League, poi alle qualificazioni non sono passati. Solo 27 gol subiti lo scorso anno, una delle migliori difese. Vai, prof. E quindi infatti i consigli sono Sirigu, secondo me ottimo acquisto in proporzione a quanto si può realmente spendere per lui. Discorso che facevo prima, secondo me è meglio prendere un Sirigu pagandolo molto meno che un Szczęsny o un Meret, come dicevo l'altro giorno, per ieri per Stragoscia. Tra l'altro, Chiaramente se non Izzo, sbaglio, ha fatto quasi 600 minuti di imbattibilità, Sirigu. parando anche un paio di gol in campo, quindi è veramente un ottimo acquisto. E sempre in difesa, chiaramente Izzo lo scorso anno ha fatto 4-5 gol, e nei preliminari Europa League ha fatto 2 gol, ha segnato nell'ultima di campionato il gol decisivo contro l'Atalanta. Se non segna comunque, lo scorso anno, ve lo dico perché ce l'ho io nel fantacalcio mio storico, 6,5-7 fisso raramente va sotto la sufficienza, probabilmente andrà anche via caro nelle aste di Fantacalcio. Alternativa De Silvestri, molto più offensivo, gioca nel centrocampo a C a 4, diciamo, del Torino, non a 5, quindi ci può stare. Diciamo dei due esterni è l'unico che per ruolo, visto che è stato listato in difesa, e alternative forse quello consigliato. In attacco chiaramente Belotti,
stagione prima dell'Europeo, mi aspetto un Belotti almeno da 15 gol, diciamo. Quindi sicuramente lo consiglio. Chi non consiglio è Nkoulou per via di tutti i problemi che ha. Attualmente è fuori rosa. Se volete rischiare di prenderlo uno sperando che lo reintegrino, ci sta benissimo, però. Però al momento non mi sento di consigliarlo. Come lo stesso Zaza, non mi sento di consigliarlo. Ha fatto un ottimo precampionato, un'ottima preliminare di Europa League. Però sta rientrando Iago Falchi. Hanno acquistato Verdi. Non dimentichiamoci: Berenguer rischia seriamente di diventare l'alternativa di nuovo a Belotti come lo scorso anno. E quindi si rischia di pagarlo tanto e di non vederlo giocare. Il punto interrogativo, l'incognita, chiaramente la coppiata, diciamo, Iago Falchi Verdi. Tra l'altro, forse tipo uno è listato attaccante, l'altro è listato centrocampista, più o meno come Kulusevski Caramo. Sulla carta dovrebbero giocare entrambi nell'11, diciamo, offensivo. Però Mazzarri non è che è uno che spesso e volentieri si risparmia un giocatore offensivo per metterne uno più di contenimento. Quindi, Verdi poi tra l'altro ho preso l'ultimo giorno, quindi bisogna vedere come si ambienta, eccetera. Perché ho l'esempio di Soriano lo scorso anno, che Verdi è un paio d'anni che lo cercano, ex Torino e quant'altro, sicuramente lo faranno giocare, però non lo pagherei tantissimo, diciamo, per come è la situazione attuale, anche se lo consiglierei. Ok, sorpresa. Dimmi, dimmi. La Sorpresa. sorpresa a Bonifazi, secondo me. Fino a quando non rientra Kulu, e secondo me comunque già ha preso il ruolo di titolare, di terzo a sinistra nella difesa a 3, rispetto a Bremer, Cicci, Bianco, che è più o meno infortunato. In teoria i due potenziali, secondo me, sono forti entrambi, sia Bonifazi che Gliancu, però Bonifazi mi sembra attualmente più pronto e sicuramente messo meglio fisicamente. Ok, ti chiedo, telegrafico solo i nomi, altrimenti non facciamo in tempo, poi vediamo se ci rimane da approfondire. Udinese-Verona, solo i nomi. Udinese Udinese consigliato. consigliamo chiaramente De Paul, Mandragora a centrocampo, Strigel Larsen in difesa. E perché no Musso per i discorsi che abbiamo fatto in precedenza in porta. Sconsiglio Becao nonostante il gol all'esordio contro il Milan, il primo gol in carriera, quindi ho detto tutto. E Barak che passerà sicuramente non salvato, però al momento non so quanto possa giocare. L'incognita sono gli attaccanti, perché hanno Lasagna, Okaga, Nestorowski e Pusseto. Non saprei chi prendere, cioè al momento Lasagna è il titolare, però boh. E la sorpresa direi Teravest, che è uno che può giocare in diversi ruoli, si rischia di prenderlo a uno, è difensore e magari vi rende tanto. Verona. Verona consiglio l'esperienza di Veloso e Lazovic a centrocampo. Sconsiglio i difensori, a meno che sempre leghe con tante squadre si prendono chiaramente a una, e quindi poi i vari Kumbulla, Ramani, Gunter, Bocchetti, hanno Bocchetti questi tra l'altro, Faraoni, li potete prendere. Il punto interrogativo secondo me sono due giocatori, non sapevo chi scegliere, tra i due li ho messi entrambi, Verre e Stepinski. Verre ha il potenziale per fare bene una piazza come Verona, però bisogna capire che ruolo dargli, di stato chiaramente centrocampista. E Stepinski è un attaccante che fa bene in queste situazioni qui, però bisogna capire quanti ne può fare. E la sorpresa direi Zaccagni. Ho visto Lecce-Verona allo stadio e sinceramente è quello che mi è piaciuto di più del Verona. Ammetto di ignoranza che prima di vederlo quel giorno lì non ne conoscevo l'esistenza. E Ok, gioca da trequartista, buoni piedi, buona gamba. prof, Al momento. ti
Ti devo fermare, ti ringrazio. Dobbiamo chiudere velocemente perché siamo proprio al limite. Ci scuseranno gli amici di Udine e Verona. Abbiamo analizzato poco, magari lo faremo nei prossimi giorni. E venerdì ci ritroviamo per la schedina, giusto? Esattamente. Un saluto a tutti, ragazzi. A domani. Ciao.